Ciao ragazzi! Ciao! C'è un sacco di vento, siamo sul Colbricon Piccolo all'interno del Parco Naturale Panereggio Pane San Martino. Ve la raccontiamo un po' più sotto, vi facciamo prima vedere la salita e poi ci riprendiamo con qualche considerazione. Ciao! Ciao! Il nostro punto di partenza è sulla strada che da Panereggio sale al Passo Rolle. Praticamente l'abbiamo imboccata, al primo tornante a sinistra, è proprio una curva a gomito, c'è un'area di parcheggio, si può lasciare la macchina, l'abbiamo lasciata. Ora ci siamo portati appena sotto dal tornante su questa stradina che sale in direzione della Malga Colbricon, per cui la seguiremo e a un certo punto probabilmente andremo un po' intuitivamente per avvicinarci. Quindi partiamo! Qui cominciano ad aprirsi alcuni scorci veramente bellini. Cos'è che abbiamo qua in fondo? Ma davanti a noi Cima Bocche, più a destra Cima Iuri Bruto, appena appena, e poi andando a sinistra verso il Cime di Lusia e così sono tutte assolate. Oggi è una giornata molto calda, la neve smollerà molto là, noi stiamo invece a nord e speriamo bene, dai. Infatti. Stiamo tagliando con scorciatoio al momento, continuiamo con la stradina fino a circa Malga Colbricon. Ragazzi, allora, questa è la strada che sale e porta alla Malga Colbricon, all'ex Malga. Ora, per salire al Colbricon Piccolo non è che ci sia un sentiero segnato, sono tutte tracce. Ce ne sono diverse, cioè alpinistiche che si staccano sulla destra. Ma adesso ne vediamo una abbastanza comoda, proviamo a salire di qua, vediamo come va. Bell'apertura, oh! L'ex Malga Colbricon, eccola là appena dopo il dosso, puntano, comincia a spuntare anche le pale di San Martino, più a destra la Cavaldassa, e noi si salirà in una di queste due tracce, invece a destra di qua. È un bel strapetto qua! Allora, pare che gli effetti di salto da superare, quindi c'è questa specie di bastionata a gradoni. La traccia è ben marcata, probabilmente farà qualche S e si arriverà fino al ciglio là sopra. Qui cominciamo e la salita è di qua. Tira un po'. È un po' in contropendenza, poi la neve cede un po'. Sì, ma è verticale, quindi neanche l'alzo d'acqua aiuta. È tra la neve che smolla un po' e l'inclinazione. Vabbè, dai, bisogna andare su. Quella in fondo è la parete della Marmolada, veramente spettacolare.
qui davanti. Meravigliose pale di San Martino, la Val Veneggia. E noi saliamo questo muro. Siamo quasi al ciglio, al bordo, dai. È un po' ripidina, neve smolla, proviamo, dai. Arrancando qua. Sale, Qua adesso ti aspetta un bel strappetto. Adesso si curva un po'. Oggi qui è un gran lavoraccio per i polpacci. Oh. Qua è veramente verticale, oh. Non so se si capisce dal video. Com'è? Tira un po', Splendida però. Il panorama però ripaga ogni fatica. Ragazzi, finalmente siamo sul pendio finale, si vede la cima, si comincia a scorgere insomma la cima più appuntita lì in fondo, non dovrebbe mancare molto, buona parte della salita quindi si sviluppa su nel bosco, su pendenze anche talvolta impegnative, poi a seconda della condizione della neve, ma niente, continuiamo in questa direzione, anche le rocce non tradiscono il fatto che ci troviamo sui Lago Rai, chiaramente una roccia diversa da quella dolomitica. Però splendido, itinerario, scenario assolutamente splendido. Vediamo cosa si vede da su. Splendida, guardate che roba!
Che meraviglia, vero? Ma il posto è fantastico, c'è un bel ventino, non siamo neanche riusciti a mangiare, per ora nessuna pausa pranzo, ora proviamo ancora a scendere, vediamo se troviamo un po' di tregua, anche se magari con l'ombra però un po' più basta. Sì, andiamo a cercare un posto un po' più riparato dove fare una pausetta. Però intanto, wow, anche gli scenari di discesa sono meravigliosi. Quelle cascate ghiacciate pazzesche. Ragazzi, eccoci qua, siamo ritornati alla Malga col Bricon. Beh sì, il piano era un altro in realtà, dovevamo fermarci da qualche parte in prossimità della cima, fare una pausa pranzo, prendercela un po' con calma. Abbiamo trovato un vento davvero forte, raffiche, pazzi. C'era anche qualche gruppo che saliva, sono scappati giù anche loro e non c'è stato un punto di sosta, nel senso che anche durante la discesa c'erano raffiche che arrivavano fino a praticamente quasi a valle qui. Per cui adesso nulla. Il primo punto dove ci appoggiamo, faremo la nostra pausa pranzo tardiva. Infatti. E un velocissimo punto sull'itinerario e poi torniamo qua. Ragazzi, allora, come è stato questo itinerario? Dunque, innanzitutto la salita al Col Bricon Piccolo è una classica di sci alpinismo. Noi l'abbiamo fatta con le ciaspole, in salita e in discesa, abbiamo fatto con delle ciaspole ramponate, con delle lame ramponate, ci siamo trovati con la giornata di oggi, con la neve di oggi, abbastanza bene. Però, chiarisco, è un percorso complessivamente che considererei piuttosto impegnativo, perché possiamo suddividerlo virtualmente in tre tratti. Brevemente, il primo tratto ha una difficoltà molto basica, turistica, potrebbero far comodo dei ramponcini se la strada è ghiacciata o se c'è neve più alta, forse le ciaspole, ma è davvero molto facile e si arriva alla Malga Col Bricon. Da qui in poi ci sono circa 600 metri di dislivello per arrivare in cima al Col Bricon Piccolo, suddivisi anche qua in due ambientazioni, tipo i primi 300 abbondanti salgono su di un bosco rado e ripido. Vi do un'idea, si sale per di qua, dritti per di qua, vi fate un'idea di che pendenza ha, e poi andando avanti è continua sempre con questa pendenza, siamo sempre tra i 30 e i 35 gradi almeno, ovviamente talvolta si salgono quasi anche sulla linea di massima pendenza, talvolta si fa zig zag, dei traversi, insomma non è semplicissimo, tra l'altro è un costone gradonato con massi arbusti, per cui può essere insidioso per scivolate o comunque anche per movimenti della neve. Tra l'altro questo tipo di fronte è tipico che abbia o croste da rigelo, comunque aree ghiacciate, oppure tanta neve pallottolare da riporto, tanta neve ventata come abbiamo trovato oggi. Per cui chiaramente non è banale. Si arriva poi in cima, si gira a sinistra e si imbocca la via della vetta. Com'è da lì in poi? Allora, la pendenza decresce, ma anche lì non va sottovalutato, perché anche se non ci sono state magari nevicate recenti come oggi in questi giorni, può essere che il manto nevoso abbia delle condizioni di instabilità date dal fatto che ci possono essere delle brinate che fanno per esempio gli strati deboli e poi del vento forte come c'è stato anche oggi può creare dei lastroni da vento da zero, nuovi, ecco, inaspettati magari. Inoltre, approcciando la vetta alla cima, ci sono anche molti cornici ampie, grosse e potrebbero anche essere instabili, per cui complessivamente più che una ciaspolata, intendo se affrontata con le ciaspole, la considererei un itinerario alpino con le ciaspole, dove però sono ampiamente raccomandati anche i ramponi da avere con sé o a seconda, ecco, del manto nevoso, ma certamente non va sottovalutato. Siamo nuovamente qua e con questo è davvero tutto anche per questa volta. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, magari metteteci un mi piace e lasciateci un commento. E noi ci vediamo al prossimo video insieme a noi e vi auguriamo nel frattempo una buona montagna. Ciao! Ciao!